Belli miei, baldi giovani, bentornati qui sul canale del Cap, sempre su Marvel Snap. Oggi voglio cercare di avere un piazzamento più oneroso in queste ranked, anche perché vengo da due giorni in cui ho avuto dei risultati traballanti con qualsiasi mazzo, diciamo, anche perché ero sceso alla bellezza di 8000 di posizione nelle Infinite, quindi stavo prendendo veramente il cazzo. Oggi il mazzo che voglio usare io è questo, raga, il grande uccello oscuro che torna, anche perché è un mazzo che spinge di brutto. Cap, dove cazzo sta il Lich? Raga, io non lo voglio usare il Lich per il semplice motivo che voglio meritarmeli questi cubettini. Voglio salire in maniera onesta e senza utilizzare il Lich, perché perché sì. Andiamo. Allora, ovviamente il Dark Oak è un mazzo che è veramente molto forte attualmente. È un mazzo che ti permette di fare abbastanza danno e abbastanza dare il cazzo all'avversario, ma deve girare, frate. Dobbiamo fare delle cose assurde. Ora, questo sia è un Banzo, mi sembra veramente scontata come cosa. Ragazzi, non sottovalutate Quake, non sottovalutate Quake, che io ho fatto delle cose assurde in questi giorni con Quake. Mi sono innamorato di tutte Quake. The Quake, raga, ma perché? Cosa gli vuoi dire a questa Quake? Cosa gli vuoi dire a questa Quake? Aspetta, vediamo che gioca l'avversario. Guardate, ti è andata veramente male se ti è uscita questa cazzo di variante di Elsa. Cioè, molto bella, ma voglio mettere quelle di Galactus, nel senso. Allora, la prima carta che giocherai qui verrà distrutta. Digi, e a me di questa cosa importa una sega. Io faccio intanto Miss Marvel. No? Faccio Miss Marvel, Dracula. Ora, permettetemi di avere paura vedendo quella cosa. Allora, la cosa che sarebbe bella da fare sarebbe fare Dark Oak qui e poi chiuderla con Doctor Doom. No? Sarebbe male come idea. Vediamo che si inventa l'avversario. C'ho Goblin. Vabbè, frate, ormai non ha senso snapparti, perché ormai non ha senso snapparti. Ma io già se ti faccio una cosa del genere, ma tu che mi vuoi raccontare, scusami? Cioè, io temo per Vormir a sto punto, perché lo so che con Dracula lui vince quella location. Cioè, oddio, lo so. Cioè, non ho capito perché un mazzo così, senza senso. Stupiscimi. Dici roccia, ok. Quindi non vale più l'effetto di Elsa a sto punto. Esatto. Hai perso, frate. Vabbè, è stata una partita molto goliardica alla fine. Non ho capito che mazzo avesse l'avversario. Tu mi giochi Kitty Pryde, mi giochi Elsa, mi giochi... Che cos'era che mi ha giocato Dracula? Cose strane. Ma il metodo E non ci permette di sbizzarrire le idee con dei mazzi strambi. Forse quello era un pochino troppo, frate. E io come te lo vinco sto game? E tu, frate? Diciamo che con sto mazzo la Mantis è veramente la peggior location da pescare, ragazzi. Posso dire questa cosa. Intanto guarda che bella questa testina di Korg con la variant Gibby. Alto Evo. Tosta. Poi se è un Shinout con il Lich è ancora più tosta. Godo. Godo di brutto, non serve neanche che io faccio Quake, no? Me la tengo il Quake. Me la tengo, a voglia se me la tengo. Ok. Ora io Zab lo farei, no, faccio Mobius, frate. Faccio Mobius perché gli faccio parecchio danno lui se c'è la Shulk, sai. Che fa? Vabbè, presumo ci abbia cosa. Ma che cazzo si chiama? Non mi viene il nome. Vabbè, avete capito, quella che dà il set di turno, frate. Cioè, no, ce la fotte. Dai, non mi viene il nome. Come cazzo si chiama? Non è Valkyria. Magic. È la Magic, santo Dio. Allora, lui mi gioca la cosa, quindi suppongo sia un alto evo con coso, con abominio. In tutto ciò. E abominio io... Guarda che non posso fare la miss. Oddio. Però potrei fare una roba del genere. Potrei fare una roba del genere, potrei fare questo. Io qua vinco. Wake!
Non è il Lich quello, che cos'è? È Azmat. È Rock. Però, frate. Però, frate, sai. Sai che io posso farti pure questo. A me conviene farti questo, però. Perché poi qui io, sì. Ma lui qua che cosa fa? Vincere qui lui. Visto che c'ha Azmat e cose. Non credo, frate. Provalo così. Devo fare anche Miss. Miss Zabu, per essere. Però lì andava a 7. E Zabu non lo potevo giocare. Io perdevo ugualmente con la location. Boh, non lo so, frate. Stupiscimi. Vediamo che cosa c'hai. E ne approfitto, raga, per farvi una domanda. Visto che il ragazzo ha bisogno di pensare. Ma secondo voi, attualmente, che il meta è così bilanciato, che mazzo utilizzereste per rankare? O meglio, che mazzo stai utilizzando? Perché io ci sto... mi trovo bene con il Dark Oak, ma anche con il coso, con il Destroy. Il Destroy è veramente un bel mazzo attualmente da giocare per rankare. Vabbè, frate... va bene. GG. Allora, già di 200 posizioni l'abbiamo fatta l'upgrade, quindi sono contento. Se mi fai arrivare a 3000... io sono ancora più contento. Fork. X23. Bello, il Destroy contro molto bello da affrontare. Dai. Ora, bello Ascart. Guarda, io gli voglio fare una magagna a questo. Permetti la mia curiosità e il mio scetticismo su questa cosa. X23 più Jeff. Ma io l'ho visto un mazzo del genere con X23. Io l'ho visto, io l'ho anche giocato. Frate. Proviamola. Facciamo così. Mi prendo la roccia, ovviamente me la prendo. Io qua gli faccio Iron Lad. Metti che mi prende Dark Oak, raga. Io sono a cavallo se mi prende Dark Oak. Anche perché poi si gioca tutto sulla base degli Avenger. Rock Slide, ok. Buono. Molto buono questa cosa. Ok. Lui c'ha un più uno. Adesso. Quindi va a 6 di costo. E che mi gioca lui con 6 di costo? Bello Dark Oak però. E io... boh. Frate, io glielo faccio Dark Oak. Perché no? E poi la concludi con che cosa? Con che cosa la concludi? Con Miss Marvel in mezzo? Sarebbe male come idea. Peccato che non mi ha dato Zabu. Frate, Zabu dà una mano esponenziale a questo mazzo. Ha tolto Rogue. Vabbè, non mi interessa anche perché c'ho più io adesso. Quindi Rogue è attualmente inutile. Sì, c'ha Stadior comunque. Devo giocare Mobius. Sì, è il mazzo con Stadior. Adesso c'ha Stadior di costo 1. È una 1-6 quella, Molto. Molto molto ostica. Il problema è là. Questo. Cioè io come faccio 11? Non posso fare 11. Non posso fare 11. Metti che c'è anche Rogue. Io ho perso la partita. Potrei fare anche Mobius Rock Slide e puntare tutto su Dark Oak. Ma mi sembra veramente poco. Cioè nel senso, se non mi fa Rogue io vinco. Alti livelli, my friend. Ma io devo snappare, frate. Io sono a 3-7. Cioè, in tre partite ne ho fatti 300. Subterranea. Molto buono per Dark Oak, regà. Molto buono. Ora abbiamo Quake, ma abbiamo Zabu di turno 2. Lui non c'è manco l'Infinite. Per essere. Dici tu, giocherai Nico per il demone. Bello il Nexus. Molto bello il Nexus. Mi serve la prio? Sai che te la lascio la prio? Aspetta, la lascio la prio. Ok. Basta me... cioè, se io vedo Bust mi viene da dire che c'ha Iron Man in qualche maniera sto mazzo. In qualche maniera. Iron Man mistica cose. Lockjaw. Ma Lockjaw non c'è da frate. Allora, se lui mette tutto sul Nexus, frate, si potrebbe pensare di eventualmente spostare tutto con Quake, no? Io intanto faccio Rock Slide qui.
No. Facciamolo qui. Facciamolo qui, facciamogli tenere la prio. Anche perché possiamo fare veramente tante belle cose. Dov'è il mio Rollad? Dov'è Darkhawk? Vabbè, io posso pensare di fare la giocata. Cioè, non sarebbe male fare una roba del genere. Dici roccia? Non ti gioco nulla, frate. Tranquillo. Dammi qualcosa, frate. Non Miss Marvel. Mamma mia, che brutto! Va bene, via. Ok. Switch. Switch della Quake, raga. Ora, la cosa che mi preoccupa è... lo Mobius. Anche se non gli interessa niente a lui. La cosa che mi preoccupa a me... non mi deve preoccupare nulla, non c'era nulla. Oh, bello, finito tutto. Cosa mi dai? Vabbè, piccolo break, raga. Dammi una variant in tutto ciò. Veloce, veloce. Quanto ero? Quanto euro? Quanto crediti? Basta? Sì, basta. Raga, ve l'ho detto che sto mazzo sta immaginando chilometri e chilometri di distanza. Io ho un po' paura di questa cosa. Io di sto tizio c'ho un bel po' di paura. Korg. Con calma, raga, con calma. Concludiamo in bellezza tutto ciò. Dici Nebula. Cazzo. Non c'ho niente da giocargli, lui si baffa? Bello. Bello. Bello, sì. Molto bello così. Jeff. Jeff è il top quando c'è Nebula, frate. Che poi c'è questo Maximus. Ok, sono pieno. Devo giocare a qualcosa. Bello Kiln. Bello Kiln. Allora, si potrebbe pensare di fare una roba, però. Vai. Si potrebbe pensare di fare una roba interessante. Io devo giocare Zab in qualche modo, perché mi serve. Mi serve per Darkhawk, mi serve per qualsiasi cosa, se non becco Doctor Doom. Ma adesso? Rock Slide. Ok. Raga, ve lo devo dire io? O lo avete già pensato voi che è il momento di fare Quake? Anzi, non è il momento di fare Quake. Ma non è proprio per niente il momento di fare Quake. Io posso fare Miss Marvel qui. Posso fare Miss Marvel qui. Ok. Ora. Giocare Darkhawk adesso? No, perché io devo giocare su Kiln. Io devo farla adesso, Quake. Devo fare adesso Quake e devo fare adesso anche Rogue. Riprendo l'effetto di Wong. Ci sta, no? E poi concludi con cosa? Con Brood? Sì, Brood, con Darkhawk Zabu. Molto bello. Molto bello così. Non ho snappato, frate, sono un coglione. Dai, e non ha senso che ti snappa adesso. Perché tu scappi adesso. Ok. Frate, mi dispiace, hai perso. Hai perso alla grande. Perché adesso io posso fare direttamente così e direttamente così. No? Io qua vado a 2, 5, 8, 13. E non gli gioco niente. Sono pazzo, non gli gioco niente. Oppure posso concludere anche con un Doctor Doom. Qua vado a 8 punti, vado a 13 punti, frate. La Nebula non si baffa. Sì, ok, potrei fare Dark... ma avrei potuto fare Darkhawk per essere, eh? Ghost. Silver Surfer. Ovviamente. Ovviamente. 4 cubettini in saccoccio. Vabbè, oh, l'abbiamo vinte tutte. Siamo saliti di 600 di posizione. E che vuoi di più? E che vuoi di più dalla vita? Cioè, comunque provato, raga, sto mazzettino. Si può provare benissimo anche con Leech. Cioè, non sto qui a dirvi quante volte io l'ho incontrato un Darkhawk con il Leech e ho sempre perso. Cioè, non sono riuscito a counterarlo perché giustamente il Leech, l'unica carta che gli va contro il Leech è l'Infinauta. Tipo, che cazzo ne so. Tipo una roba del genere, no?
al posto di Mobius. Si potrebbe anche fare, perché no? Si potrebbe anche fare una bella lista anche questa con il Lich da quella mano in più. Però dovete tenere conto che se volete giocare il Lich all'interno di questo mazzo, raga, io quando lo gioco o con questo o con l'alto Evo, per me il turno 5 è espressamente del Lich. E quindi niente, provate il mazzettino e continuate a rankare perché manca pochissimo alla fine della season, raga. A domani.